Hi, Vips, so welcome back per un altro Darkest Friday. È tornato e quindi mo ce lo spammiamo il Darkest Dungeon. Scopriamo tutte le cosine nuove. Vediamo un po' dove vanno a parare sti ragazzi. Speriamo che prima o poi rilascino anche il secondo, come si dice, il secondo capitolo della cosa, perché la storia in teoria dovrebbe essere di 5 capitoli. E noi ne stiamo giocando solo uno per il momento. Il cervellone che combattiamo è il primo boss. Quindi immaginatevi fino a dove deve arrivare. Come al solito, se vi piacciono gli RPG, siete nel posto giusto. E vi invito a seguire il canale. E se proprio vi sto simpaticissimo alla fine di questo video e volete offrirmi un buon cappuccino, potete anche iscrivervi al canale, perché di recente è stata aggiunta la possibilità di iscriversi al canale. Allora, vi confermo che se fate tutte le robe che dovete fare dentro la locanda e chiudete il gioco ancora non vi salva la cosa. Mi sa che erano le spade incrociate la locanda, mi sa che è cambiata pure la locanda come prima, è ancora buggata sta cosa. Mi sa di sì. Vabbè, allora vediamo un attimo, facciamo bam bam positive. Poi bam bam. Ah, negative. Non buono. Diamo resistenza a lui. Tra l'altro lui c'aveva una malattia, se non sbaglio, si era accattato. Ok. Guarigione. Vai. Che poi, ah, perché non abbiamo cibo per curarli, tra l'altro. Niente male. Ci avevano dato quel cibaccio farlocco lì, ma a parte lo possiamo comprare. Vabbè, mo finiamo di sistemare i cataplasmi qua. Cataplasmiamo i nostri ragazzi. Lui c'ha 4 de stress, quindi possiamo fare boom boom. E lei la cataplasmiamo. Ah, però cavolo, no, aspetta, come faccio? Peschi. Perché i cataplasmi li puoi fare su due bersagli, allora preferisco far così, i cataplasmi ce li teniamo. Questo lo mettiamo qui. Ci abbiamo 4 punti da investire. Allora, senz'altro questo. E questo. Questo. Forse il colpetto di pistola. Però il colpetto di pistola fa proprio pochi danni. Vai con questo. Dobbiamo potenziare gli attacchi di base per far shottare la gente ai boys, semplicemente. Anche questo è buono, solo che vabbè, potenziamo la cura di base. L'attacco di base l'abbiamo potenziato. Io sto facendo la cosa giusta, sì. Credo. Conventional fare, but fairly priced. Ah, vedi, ok. Ti dà tutte le varie candeline ogni volta alla fine. Carino, sto sistema delle candeline non è niente male, raga. Ah, questo lo sblocchiamo, è vero, perché noi avevamo sbloccato parecchie cose prima del wipe che c'è stato. Cioè, avevamo tutte le robe sbloccate. Dobbiamo rimediare il trofeo, no? Sicuramente dalle puntate precedenti vi ricordate che da quando hanno aggiunto la faccenda del trofeo, senza trofeo non puoi andare avanti. Possiamo andare nel canale. Il canale te lo dà qui come cosa extra. Canale affrontato. Covi superati, fallimento, bonus prima vittoria, confessione, eroi sopravvissuti. Io voglio andare a comprare del cibo dall'esercente o delle cure, però non c'ha niente questo. Non c'è sta il locandiere che vende del cibo, i mortacci su. Mi potete dare del cibo per i miei uomini, per favore? No, non c'hanno niente. Che cavolo prendo? Prendo i barlumi di speranza? Potrebbero tornare utili. E allora,
prendiamo questi, le pigliamo tutte. E poi abbiamo queste pure che sono buone. Ci abbiamo 21 ancora da spendere. Ce li teniamo che potrebbero tornare utili poi. Lui c'ha i barlumis. Lei c'ha sti cosi. Quelli li usiamo subito. A lui pure gli diamo i barlumis. E a lui gli diamo questi per la speed. 30 speed. E vabbè, dobbiamo decidere dove andare. Cerchiamo di fare una cosa semplice. Cintura del guardaspalle superiore più 25 di guarigione. Poi con questo team qua, come al solito, no? Ricordatevela sta cosa, regola di base, ormai l'abbiamo imparata. Se abbiamo Paracelsus, evitiamo le zone dove ci sono nemici resistenti al veleno. Se ci abbiamo quell'altra tizia, la l'arsonist, non mi ricordo come cavolo si chiama quella. Bonnie, mi pare. Sì, mi sa che era Bonnie si chiamava. Comunque quella che fa danno da ustione, no? Chiaramente è inutile andare alla degradata perché perdi un sacco di danno che potresti fare. Facciamoci una degradata, tranquilli. Resistenza a movimento. Proprio i candele nell'incontro. Ah, però guarda, guerra. E speme, probabilità di candele nell'incontro perseveranza con gli adepti, candele nel copo, candele nella tana ferina. Porca miseria. Però qui c'è sia la tana ferina che il copo quello di merda, ve lo ricordate il copo che è? Il copo del bambino, io non voglio fightare il bambino, preferisco fightare questo qua onestamente. Qua dobbiamo fare tre incontri di perseveranza e c'è da delle candele extra, secondo me andiamo così, va. Sì. Vai. Speriamo bene, pure perché stiamo messi male con gli HP. Vabbè che magari troviamo l'ospedale e ci riusciamo a dare una curatina o qualche fight facile, ma ci credo ben poco, visto che i fight facili non è che siano, che il gioco ti blessi con i fight facili tanto spesso. Allora arriviamo all'incrocio intanto, va. Allora, ci abbiamo Santuario dell'Eroe, che è una roba tranquilla, un fight, un ospedale, e dall'ospedale poi possiamo decidere se andare al covo. Secondo me... Perché... Sì, andiamo a sinistra, la meglio cosa. Così andiamo con la cosa tranquilla, poi ci facciamo un fight, speranzosi che non sia troppo difficile. Se riusciamo a rimetterci in sesto, facciamo il covo. Però il covo, fammi pensare... Noi per colpire lo slot 4 che ci abbiamo lei con questo, col pugnale da lancio, e lui con la pistolettata se gli tolgo lo squarciavene. No, però glielo posso tenere. Che cavolo era lo squarciavene? Ah, fa No, però mena Ci stanno i colpi traccianti. Potrei levargli il colpo tracciante e mettergli il colpo di pistola per fare quel fight lì. Guarda, lo faccio subito. Barristan può colpire quando il tizio avanza al 3, nel mentre può supportare. Paracelsus invece può menare, sì, perché se vi ricordate quel boss lì, Libraio, parte che sta nello slot 4, no? Piano piano viene avanti. Se lo fai arrivare allo slot 1 e al primo spot davanti e finisce, sei morto perché fai i buchi. Quindi è bene che cominciamo a fargli DPS da subito. Santuario della Contemplazione. Quindi che è successo? Che cacchio è? Non mi dà semplicemente dei punti maestria e basta. Cosa che però cambierà sicuramente, perché poi dobbiamo vedere la storia del Bounty Hunter. Però mi fa strano sta cosa. Scusate, però poi devo andare a vedere bene. Se hanno wipato, in teoria dovrebbero aver wipato anche il fatto che noi abbiamo visto tutte le storie dei vari personaggi, o no? Cioè, che fai? Wipi tutto quanto, però le storie non me le... Quindi mi sa che hanno cambiato la meccanica. Ecco qua il fight. Speriamo sia una cosa semplice, ve prego. Una cosa stressante, ma semplice. Questo diventa invisibile, piassa in corpo. Ti pareva? Guardala.
Scesua, bam. Ah, pure. Pure lo stordimento. Gli venisse un colpos. Tanto quella ormai l'ha fatto il turno, per cui... E lo farà anche sto stronzissimo che c'ha... Mortacci sua. Ce l'ho qualcosa per rimuovere l'invisibilità io? No. Purtroppo no. Però posso eliminare lei per assicurarmi che non faccia il prossimo di turno. 4 danni non te temo. No, lui non lo può colpire. Cavoletto. Peccato, vabbè, eliminiamone uno. Vabbè, due stress, non è andata manco troppo male. Poteva andare peggio, poteva andare. Poi possiamo già usarli così per la torcia, in realtà, eh? E sarebbe anche bene che li usassimo. Che danni sono 4 danni? Cos'è 4 danni? Disgusting. 3, questo è morto. Amore, sei una brava persona. Fanno troppo ride quando fanno queste cose. Allora, vediamo un po', ecco, un po' di luce extra. Lo leviamo dai coglioni. Oh, bello, comunque i critici sono proprio la cosa più figa del gioco, c'è niente da fare. Finiamo di usare sta merda che non vale nulla. E... tanto questo è morto appena fa il turno. Potrei sperare che lo faccia dopo di lei, vediamo, magari funziona, non lo so. Dubito se ve lo fate. Ah no, invece ci ha detto bene, che culo. Però non riesco a curare lui. Mettiamo la luce a 100, proviamo. Leviamogli il veleno, tanto questo non muore. Vediamo un po'. Non possiamo fare niente, possiamo dare una mazzata e ucciderlo. Però va bene, è stato un fight tranquillo. Quello che speravo. Cataplasma ebolliente. Cataplasmate tutto. Ci ha dato anche un trinchettino che dà resistenza a sanguinamento ma meno resistenza a fuoco. Lo buttiamo al cesso, perché onestamente qui non ci serve a nulla, ma pure più avanti dubito fortemente che ci serva a qualcosa. La domanda è: facciamo finire questa facciamo finire prima del dovuto questa puntata andando subito contro il boss? Sì, ci proviamo. Con gli HP siamo a posto. Onestamente. Tra l'altro fammi fare una cosa un po' dismas. Metti questo qua, prendi questo qua che è molto meglio. Tu prenditi le rimanenze. Vediamo che possiamo comprare noi qua. Tanatofobia, paura della morte, di morire. Morte alleato 10 stress. Più 10 danno. Questo è buono, feroce. Oh. Meno 5 crit, ci frega niente. Lui è struzzo. Minchia, è brutto. Questo 16, non ci abbiamo neanche i soldi per comprarlo, eh. Va là. Ci abbiamo 11. Possiamo... potremmo prendere questi. Un balsamo di questi. Perché... il tipo lì ti dà fuoco. Però non si può vendere la roba. Beh. No. Non l'hanno implementato il vendimento di cose. Diamo a lei questo, così almeno ci abbiamo un balsamino. Speriamo pure di trovarne altri, magari. Io premo sempre ESC, ma non è ESC che devi premere. E andiamo nella via centrale. Qua, ragazzi, si va, si vola. Guarda lì, il cavallo è partito pure a ciabatta, vuole andare subito a morire, vai. Let's go. Preso. This is
is a den of absolute evil and wretchedness. Mm-hmm. La maestosa biblioteca. Ci abbiamo tutti i personaggini preparati. Mo ci buffiamo tutte le cose. Speed. What? Ah, è vero, bisognava prima fightare contro i farlocconi. Che disagio, ragazzi. Speriamo bene. Dobbiamo levare subito il ragazzone qua dietro. No. No, il blind. Che sfiga di merda, porca pupazza. Proprio blind. Ah, che poi questo lo potevo proprio levare io tra le varie cose, perché è inutilissimo qua. Allora, vediamo se lo uccido. 3. No, sfiga. Dodge, ottimo. Adesso, lui peccato che debba fare questo. Avrei preferito non doverlo fare, ma vabbè, meglio così. Ti sdebiterai dopo. Beh, questo lo dovrei one-shottare, tipo. Siamo a combare. Minchia, Ambare l'ha curato, fermi tutti. Bam. Bello proc questo. Ah, lei con questo fa 4-11, 3-8, vai. Bam. Bim. E questo, vabbè, il turno lo farà perché è bello resistente. Mo romperà la minchia. Buono, mamma mia, che culo. Sto primo fight è perfetto, proprio. Ci sta, ci sta. Professionisti, professionisti, vai. Professionisti del settore. E non abbiamo neanche tutte le robe fighe sbloccate, eccetera, eccetera. Stiamo andando proprio tranquillini così. Prosegui. Ah, primo target lui. Ce lo ricordiamo, il merdino, merdino man. Guardate, voleva sta guardia di merda. Perché stavo a pensare, con lei levo la seconda botta di guardia. Ah, vaffanculo, poteva avvelenare però. Stiamo a prendere un po' di croc. E lo stress va benissimo, devo dire. Super sciallo. Prepariamoci ai danni, con calma, il primo turno lo giochiamo tranquilli. Gli devo... Ah, vedi, col colpo tracciante avrei potuto levare questo. Però ce l'ho la cosa per levare con lui, fa vedere un po'. Questo mo avanza, ma tanto lo sfonnamo adesso. Dicevo, con lui c'è... no, non ce l'ho più perché era il colpo tracciante che levava. Sì, che rimuove il dodge. Il colpo tracciante è forte da sto punto di vista, c'è da dire. Questo c'ha 16, questo c'ha 17. Però questo. 8 più 2 di sanguinamento. 9 danni crittati. Se no sparo a questo. No, ma conviene far così. Continuiamo ad ammorbare questo qua dietro. Con lei sciocchiamo questo, lo leviamo dalle palle. E quando questo viene in slot 2 lo massacriamo. Semplicemente. E beh, quanti turni fanno sti cosi? Ma perché fanno 30 turni? Porco due. Dopo devo curare lui. Tanto questo mi avanza. E mo al prossimo turno esplode. Mi dispiace, amico mio, ma prossimo turno schioppito. Leviamo il crit che non mi piace. Ah, bastardo. Bastardissimo. Ah, meno male, meno male. Mamma mia, se avesse fatto guardia a quell'altro sarebbe stata una situazionaccia. Meno male che gli abbiamo levato il critico. Bam. Curone un po'.
Inutile, ma curone nonetheless. Ah, un danno, vaffanculo. Ovvio che l'avrebbe mancato. Però lei me lo scoppia. Perfetto. Curona possente. Più uno di coso. Tattico. Che vi ricordate all'inizio lo facevano troppo. Invece adesso lo hanno un po' abbassato questa interazione tra i personaggi, che perché era sbroccata prima. Vaffanculo, perché questa pistolettata. Lei si deve curare. Tattica. Vediamo che sta schivata in un modo o nell'altro. Vabbè, però. Ah, doppio blind, che sfiga. Vabbè, me lo tolgo. Però lui fa un altro turno così. Non buono. Guai è che mi conviene curare piuttosto che fargli fare altri danni. Cioè, piuttosto che cercare di ucciderlo. Sarebbe stato buono se avessi colpito là. Questo tanto è morto a prescindere. Morto a prescindere, quindi al prossimo turno tanto vale che... Tanto vale che meno, mi sa, in realtà. Cacchio. Tanto ci ridà un po' di vita al prossimo turno. Boom. L'amore potente, quello vero. Madonna, mamma mia. Mazza, il trofeo applica col colpo critico 3 dei coso. In pratica con lui metto il fuoco fisso. E poi che c'ha? All'inizio della battaglia. Ah, è possibile che sia in fiamme, vabbè. Carino, mazza, minchia. Beh. È un po' risky, devo dire. Non me lo ricordavo, mi sa che l'hanno cambiato. Se non sbaglio, credo. Tanto becca questi 6 danni. Cullala. Ce n'ha un paio da HP sto ragazzo. E mi sembra si muova anche più veloce rispetto a prima. Tra l'altro, ah, lui deve aspettare. Quindi, che facciamo? Stress non ne abbiamo. E. Quanta resistenza c'ha lui ai debuff? Oh, in realtà poca roba. Possiamo fargli il debuff per rallentarlo pure. Eh? No, possiamo cominciare a fare questo. Mettere guardie su guardie. Ecco, lo shuffle non è mai divertente, devo. Per quanto sto team c'ha di buono, che in realtà mi puoi sciaffare quello che vuoi, ma io sto sempre sereno. Bravo. Certo, 9 danni di critico. Non è che siano veramente buone. Vai col veleno. Avrei potuto potenziarlo il veleno, sarebbe stato meglio. Ah, cavolo, è vero, lei non può. Mi posso oppure torno indietro? Perché lei questo lo può... Perché prima, se non sbaglio, la picconata era 1, 2, 3. Mo è 1, 2, quindi praticamente devo per forza muovermi, sennò perdo troppi turni. Facciamo così. Dai. Se almeno c'ha pure. Ok, mo sta a 3. E a 3 qui lo smerdiamo potentissimo. Gli diamo una marea di crocchi. Ok, lo stress sale qua, eh. Oh. Dopo. Oh mamma. Oh mamma. Ok. Questo non ci voleva, devo dire. E niente, ne rebuffo il coso.
perché non posso sparare da quella posizione. È vero, non ci avevo pensato. Però lei può tirare da lì e levargli quel dodge di merda. Se mi ricordavo che lui c'aveva il dodge, mi sarei preso il colpo tracciante. Onestamente. Oh, l'ho colpito nonostante, against all the odds proprio. La rimetti il veleno. L'ha respinto, cavolo. Vabbè, sta a metà vita più o meno, dai. E sta a metà strada pure. Però c'è da dire anche quello. Dodge l'abbiamo tolto. È un po' un cacchio di problema sta cosa. Deve venire avanti, se no non riesco a colpirlo e ne spreco tutti quei critici. Porca miseria. Anche qua avrei potuto rispostare lei, ma non lo so. Cerchiamo di avvelenarlo un po'. Oh, ecco, così facciamo 9 danni, belli belli. Però si leva uno di stress solo lui da solo. Cioè, vale la pena sta cosa? Secondo me no. Questi 6 danni. Adesso forse vale la pena di togliergli gli OGS. Porca paletta. Senti, lei la metto dietro allora. Cavolo. Lui continua a farlo baffare all'infinito. Spacca sta... Oh, dai su, che così ti massacriamo sti 49 HP adesso. E voi direte, è arrivato il momento di curare? No, perché gli devo levare sto dodge. Assolutamente no. Baffiamo i nostri boys e andiamo giù col dips più crudo possibile. Dodge mitica, fantastico. Te prego, non me schiva, non me lo schiva, non me lo schivare. Mi sono preparato sto critico per tipo 50 turni, vaffancuccolo. Buono. E dai, è andato, 5 HP. Dobbiamo sperare che non rimanga in Death Door per tipo 12 anni, se no è finita. Però io qua devo curare, se no è grave. Vai, man. Punto di morte. Ok. Che ha fatto? Ah, se l'è preso lui al posto suo. Non capivo, dico, ma... Ah, yeah. No. Che miseria. Uff. Dai, che è morto. È morto. Buono. Ok. Non è stata facile. Ci sono stati un paio di turni sfortunati, ma sono giocata un po' male pure io, devo dire. Cos'è sta cosa? Con resistenza a stress maggiore di 5 meno 2, inflitti più 100% di danno da fuoco, meno 2 durata inflizione. Che cazzo, che... What? Questo sto trofeo qua è Stonks, che sul crit applichi la fiamma. Allora... Beh. Ah, va messo in locanda. Ok. Inizio del turno. Se è allora 10% più 25 probabilità di dar fuoco. Perché non è che ci abbiamo chissà che persone che danno fuoco. In realtà c'è lui, scusa, con resistenza a fuoco. Stress maggiore uguale di 5 ti leva 2 di stress. Fa il 100% in più di danno da fuoco, però dura in meno l'inflizione. Quindi boh. Senti, facciamo così. Proviamo a far diventare un'assassina, una mangiafuoco lei, va. E...
questo, a lei le diamo questo qua. Non stiamo messi benissimo, bisogna un attimo sperare che la situazione... Ah, poi c'è... Mamma mia, c'è l'oblio più avanti, porca paletta. E allora Barry sta in auguri, questo impazzisce per forza. In realtà potrei fare il primo fight dell'oblio e levarmi dalle palle. Potrebbe essere la miglior soluzione. Per evitare che Barristan impazzisca pieno. Ma possiamo andarcene? No, nessuno propone di andarsene. Perché, ragazzi? Scusa. Che cazzo di problemi ci avete? Mortacci di vita. Loro vogliono impazzire, vogliono fightare a tutti i costi. Maledetti scemi pagliacci. Oh mamma, poi queste sono cose nuove, io non so neanche che fanno. Ma questo fa lo stress subito. Puttanazza la miseria. Non posso neanche scappare da sto fight in tutto ciò. Maremma, raga. Oh mamma. Oh mamma. C'è il critico pure, no. Che vitaccia. Che vitaccia. Ma in tutto questo perché tanto questo andrà a crittare Bar. Ma sicuro si buttano sempre su Barristan questi qua, che sono dei turbo merda. Ma guarda lì che bucio di culo che è rimasto a 17 sto schifo d'uomo. Proviamo un po' sta cosa. Ah, 4 in un turno. Mamma mia, potentissimo. Una bestiale sta cosa. Ho fatto la cosa sbagliata. Dove volevo... Ah no, no, ho levato lo stress, ok. Sì, 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 no, 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 ho fatto la cosa giusta. No, il problema è che sti due critteranno. Cioè, quello è il guaio. Che faccio? Vado con la speranza? Ho sciotto questo. Questo c'ha 20 HP. Secondo me non l'ho sciotto sto coso. Vado con... Però è 50%. Fifi fifi. Oh no. Però non muore. Vaffanculo. Dai che muori di coso. Fifi fifi. Che culo. Questa è stata proprio una gran botta di culo. Enorme botta di culo. Ah, perché è invisibile il merdaman qua. Proviamo lei. Spero nessuno si risenta della cosa. Non posso tauntarlo. Assolutamente. Se tanto è finita, posso proprio fare una mazza io in realtà. Posso mettere guardia a lei per evitare che prenda 450 danni in testa. Aia. Lo stress sale. Però siamo a 9. 9 non è 10, quindi va bene così. Oh mamma. Sciottiamo sto coso. È sempre invisibile. Ma come cazzo è possibile sta cosa? Meno male, l'ho pure crittato. Magari gli potevo levare un po' di stress con sta cosa. O il fatto che sto babbo sia permanentemente invisibile è il fastidio della vita, eh. Scusa un po', ma che cazzo è che le fa la vulnerabilità ogni volta che critta a lei? Fatemi capire un po'. C'ha pure il... what the frux? Cos'è? È il fatto che sia feroce, mi sa. Sì, ma poi cavolo, è 15%, c'ha avuto sfighissima, gli è capitato due volte, mica una. Mega ustione assassina da 4 danni in un colpo. Era tranquillo. Ok, ok. Vediamo. No, andava levato dalla picture questo. Mannaggia la pupazza.
Fuori dalle palle. Vediamo di levare pure dalla picture quest'altro, così almeno lo eliminiamo. 5 danni fetenti. Avrei potuto fare il taunt in realtà, però tanto meno a me, perché è pagliaccio e quindi tutto a posto. Una bella curata grittata, tutto calcolato. Facile facile. Ok. Perfezione. La, proprio la meglio cosa sarebbe stata se avessi potuto levare lo stress con lui. Fa un altro turnino così. Però insomma ci siamo. Ornamento remoto. Inizio del turno 15%. Quando ricevi il... Cioè sì. Però cavolo, il danno ridotto quando ricevi il danno. Non lo so. Inizio del turno, se sei in fiamme prendi uno di stress, però c'hai 50% di resistenza al fuoco. Questo 66 resistenza al sanguinamento. Wow. Ah, ma lui già ce l'aveva sto coso, per cui tutto a posto. Questo del 3% critico, sai che glielo tolgo, perché 3% critico non è poco, regà, eh. Vabbè, loro c'hanno già tutto. Ah, siamo over encumbered. Dobbiamo buttare un paio di cosette. Ah, più due slot inventario. Non ci famo niente. Non ci abbiamo neanche la... Allora, mo dobbiamo andare o allo studio dell'accademico o all'incontro. Vogliono andare tutti allo studio dell'accademico. Andiamo allora. Let's go. Anche perché non c'è un combattimento nello studio. Però la strada dopo c'è la maledizione. Se può fare una mazza qua, eh? Bisogna sempre prendere le botte. Oh, lo studio dell'accademico, che cacchio era? Mica mi ricordo. Che faceva lo studio dell'accademico? C'aveva quel... eccolo lì, sì. Vai. Let's try. Curiosità oscura, fiamma meno 10 e ci ha dato una roba, minchia, sbuccia sto coso, questo qua è da tenere per la fine. Questo è da tenere per il grand finale. Per il grande boss. For the big boss. Allora, qui possiamo andare verso la torre d'osservazione, verso il non si sa cosa. Io andrei verso la torre d'osservazione, non per altro, ma perché non è che la situazione con Barry sta sia al top e gli voglio far togliere quel punto di stress che è importante. Comunque, ragazzi, notate come sul 2 siano riusciti a evitare alla grande una meccanica che era creata dai player, no? Che era quella dello stallo. Ne abbiamo parlato varie volte questa cosa qua. Però il fatto di non poter quasi più per niente stallare i fight è veramente niente male. Guarda, strano, non ha aperto con un critico da 22. Che è successo? Io glielo devo potenziare sto coso. Fa 6 danni ad area in un colpo così. Tipo la, non lo so, le bombe. Vabbè, tu leva lo stress, eh. Il periodo delle guerre. Ali tempi mia. Boh, 4 danni così. 16 danni across the board secchi così. Se lo potenzi so 24. Cioè troppo. Botto danni. Proprio tanti danni. Allora questo qui esplode. Eccolo là. Boom. No, è vero. Non è esploso.
Adesso sì. Questo pure lo togliamo dalla picture. Arrivederci. Gli capita abbastanza spesso sta cosa della vulnerabilità a lei, eh? Dobbiamo usare le torcette, tra l'altro. Hai rotto il cacchio, amico. Amico mio, hai rotto il cacchio. Esplodi. Un colpetto di stress per il critico, no? Più 2 di velocità, meno 10 di HP. Cioè sì, ma... Hello? Telecamera? C'ha avuto un attimo, c'ha avuto la telecamera, c'ha avuto un momento. Vai, va. Boom, scopriamo tutta la mappa, vediamo un po'. Uff, 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 mamma mia, raga, mamma mia. Ci abbiamo un disastro davanti. Allora, la strada migliore probabilmente sarebbe boom, santuario, per evitare. Però pure il baule non sarebbe male, potremmo fare baule. Anche il collezionista, quanti soldi? Un po' di soldini ce l'abbiamo, eh. Potremmo, questa è uguale, cioè più o meno, quella più safe sarebbe fare santuario, poi perseveranza, fight, perseveranza, passare tutto a sinistra. Io onestamente l'oblio, regà, un'altra volta non lo voglio fare, questi stanno messi male. Vediamo che vogliono fare pure loro, eh. Dai, signori. Sono molto stressati entrambi. Questo ci dà anche delle torcettine extra. Però Paracelsus sta messa peggio. Andiamo sulla strada sicura. Strada sicura vince, ragazzi. Non ce la faremo, non è così, Odri. Stai zitta. Vabbè, quindi abbiamo un pochino di respite. Possiamo camminare tranquilli qua pure il pezzo dopo. Adesso qua ci prendiamo un bel punticino maestria. Tra l'altro ne abbiamo presi un bel po', eh. Un bel punticino di maestria. Prosegui, dai, che sta andando tutto bene. Però non lo so perché i prossimi fight potrebbero essere decisivi. Quindi bisogna stare attenzionati. Che non si sa mai. Hello? Posso? Ah, perché siamo appesanti. Non capivo, dico, ma scusi, ma che devo fare? Butto via questo, che è una cacata. Ci stanno, purtroppo i trinket vanno buttati. Allora, qua dite quello che volete, signori. Io vado a sinistra, eh. Fate che cacchio volete. C'è poco da discutere sulla direzione qua. C'è molto poco da discutere sulla direzione della carretta. E mo ci andiamo a fare sto fight qua. Tra l'altro poi il gioco vorrebbe che noi facessimo 3 incontri di perseveranza per avere la missione, la quest. Ma sti cavoli, ne famo 2, non ci frega niente. Cumulo di fiamme. Qua c'è un solido fight con gli uomini del farlocco. Quali saranno uomini farlocchi? Ah, beh, questi pure sono belli fastidiosi, eh. Bello, però, noi cominciamo tutti quanti col blocco. Buono. Zero damage. Zero da damage. Ma veramente. Disgustoso. Disgustoso. Questo non viene avanti, giustamente. Il periodo delle guerre. Vabbè, leviamo lo stress qua, che così è lui. Piano piano lo stress sta scemando. Facciamo il super barn. Proviamo, almeno leviamo un po' di buff. Alla fine due sono entrati, eh. Bam. Secco, A lei ce l'hanno bloccata, che mi conviene quasi. Lo preferiamo che sia bloccata, in realtà. Meglio così. E adesso
Arriva il crittino. No, crit for crit, bruttissimo. Bruttissimo sto crit for crit. Vabbè, si è curata per 8.000, va benissimo. Che non muore. Non molla sto ragazzo, non molla. Vorrei uccidere questo. Poi in realtà gli faccio 3 o 4 danni perché so, però secondo me è meglio levare la guardia a questo, cioè la guardia al blocco. Non muore, niente, non vuole crepare sto coso, incredibile. Non vuole lasciarci le penne. Beh, questo è extra morto. Ah, c'ha 3 danni, vabbè, è morto, no? Senza extra, è morto e basta. Bel critichino. Arrivederci, mo arrivederci pure questo. Togliamo gli dodge varie cose. Tutto in ordine. Vedete zappa. Arrivederci. E mo se facciamo fuori sto coso qua. Facciamo così però, visto che tanto lui il turno non ce l'ha, leviamo lo stress. Buono. Un po' di stress tolto? No. Niente, vabbè, però è stato un fight molto tranquillo questo. Bello, buono, tutte sord. Allora, facci vedere un po'. Siamo nuovamente appesantiti. Questi si buttano e fanno schifo. Questo lo frullo perché non mi piace. E butto pure questo. Dobbiamo fare attenzione che se mi sclicco e butto il coso è cruda. Andiamo a sinistra. Tanto sinistra o destra è indifferente. Ci abbiamo due fight davanti. Speriamo siano degli zombacci farlocchi o qualcosa del genere. Insomma, se è uno scontro farlocco, va bene. Ah, io poi mi devo rimettere il colpo tracciante. Mi devo ricordare, perché il colpo tracciante non fa danni, però c'ha veramente la sua enorme utility infinita su... col fatto che leva i buff ai nemici, li toglie dall'invisibilità, eccetera, eccetera. Il colpo tracciante che diavolo fa? Rimuove schivata, rimuove invisibilità e poi è impossibile ottenere schiva. Cioè, è un cheat sostanzialmente. Madonna, l'ha fatto a tutti e quattro, enorme. Fa pure il turno come al solito, giusto? Make sense. Io sta cosa non l'ho. No, cavolo, disorientato. Maledetti. Porca paletta. Potrei curarlo io con lei. Massimo. Ci sta. Ci tolgo questo dalla picture almeno col veleno. E visto che io ho guardie e tutto, no, che non ho guardie, però potrei fare così. Almeno taunt e mi prendo la botta io, sperando che non critti. Voilà, così si prende 4 danni di ritorno. Almeno lui evita di perdere ulteriori HP. Madonna che crocca. Cavaletta. Che sveglia. Faccio guardia allora, così te stai zitta. Ma che è sta cosa? Così. Perché mi diceva 20?
Mi sa che mi valutava il critico suo per levargli la cosa. Avrei potuto pure usare il suo buff, mi sa forse l'avrei curato di più di 10. 33 si... Mamma mia, ma sti robe, ma sti trinket, ma da dove escono? Dalle fogne li prendono sti trinket. I trinket di fogna proprio. Questa è tutta roba che ci serve. Aspetta, questa la può prendere lei perché un balsamino l'avevo usato. Andiamo verso il fight, signori. Andiamo verso il fight. Ci mancano due combattimenti e siamo finalmente arrivati in locanda. È stata lunga, è stata tosta, però siamo riusciti a prendere pure il nostro trofeino, quindi tanta roba. The knowledge. No, scortesia, se sei... cioè, ce ne andiamo di scortesia, scusa. C'è scortesia tra di noi. Questo ormai lo facciamo. I fight si fa. Aia. Cioè, sì. Vediamo. Non so. Speriamo bene. Porca pupazza. Avrei preferito un crittone là, eh. Proviamo. Vediamo. Mancato, ovviamente. Ci siamo giocati quel. Come si chiama? Siamo giocati quel. Quel cooldown male, devo dire, onestamente. Questo da una bomba. Ehi, però danno diminuito, poi. Danno diminuito. No, hai problemas. Grazie, crocca. Niente, questo fa 100 turni, è turnman. Incredibile. È l'uomo dei turni. Bello. Bello, mo leviamo pure quest'altro. Questo però c'ha 41 HP. Facciamo così. Facciamo gli 1000 sanguinamenti a questo. Questo lo leviamo con Barristan e con lei. Ci tua. Facciamo delle val ciccio. Il ciccio Paranza qua dalle val. Là là. Bella crocca, però dopo posso curare. Il che è molto buono. Danno, tanto per dargli danno. Bam. Un crocchino. Ora facciamo il bel crittone di nuovo. È morto. Possiamo menare quest'altro adesso tranquillamente. Curetta. Tre danni. Tutto a posto, tutto a posto. Death Door, vaffanculo. Vabbè, tre danni se possono sopportare, non è un problema. Vabbè. 80 turni, tanto adesso lo sciotto con lui, però cavolo. Si è messo davanti, sì. Grande. Amore, madonna santa comunque, che roba. Muori. E arrivederci. Levagli uno di stress. Almeno a fine fight uno di stress del tipo abbiamo finito il fight, qualcosa del genere potrebbero fare. Più 10% battute positive, questo è buono. Intriguing, questo ce lo teniamo magari, ci potrebbe tornare utile. Anche se quello degli incensi e dei catafratti qua è tanta roba. Allora dobbiamo buttare due cose. È tosta, allora butto questa e poi butto, cavolo. Che butto questa. Andiamo avanti.
Andiamo verso sto fight finale e vediamo un po' il da farsi. C'è il problema che sto riscontrando in questa partita è la mancanza, ma poi ci abbiamo ancora strada davanti, di trinket veramente buoni. Per dire, ah minchia buono, guarda, adesso c'ho i PG che c'hanno veramente i top trinket. Non sta succedendo la cosa. Mega trinket buoni. Devo accendere le lampade qua, devo dire. Dobbiamo eliminare questo subito. Cioè, in realtà pure quello... Cioè, dobbiamo eliminare questi supporti qua, perché questi rompono il cacchio forte. E poi il grosso, prima che faccia un milione di danni. Dobbiamo ucciderli veloce, insomma, in buona sostanza. Niente di più, niente di meno. E vabbè, lei si è esclusa, niente, perché è stupida. Palle, che posso fare? Guardia, blocco. Leviamo la schivata a questo. Vai con le fiamme. Buono. Mamma mia, me l'ha mossi tutti male. Porca paletta. Porca paletta. Questo va anche tolto perché c'ha la devozione, ma fa le cose strane. Molto poco buono. Da. Sfiga. Ah, questo mo lo può fare. Ah, cavolo. Prima lo poteva fare dalla posizione 3. Porca miseria. Non buono. Ecci loro. Devo spostare loro due. Ma questo tira un crocchino impressionante. 5 danni invece. Però 3 di stress. Non male. Segura di tre, vaffanculo. Devozione, vabbè, ha curato sto farlocchino qua, non fa niente. Bisogna eliminare sto coso, raga, questo è proprio una roba pazzesca. Oh, arrivederci, meno male. Vai. Oh, nice, spaglie pure il super veleno, bello. 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 Perfetto. Lui non può fare più un cazzo praticamente. Facciamogli fare guardia un attimo. Vediamo un secondo. Ma come? Ma scusa, ma what the frux? Ma doveva le... Ma che cazzo mi stai... L'avrebbe dovuto uccidere. Gli faceva 4 danni il veleno e 3 la cura. Scusa un attimo. E nonostante tutto gli è risalita la vita. What is going on here, boy? Vabbè, questo è eliminato, vai. Non è vero. Mentito. Credo servano le cure qua. Però serve pure dei fai danni. 3 per un turno. Facciamo così, va. Così leviamo i cadaveri e cominciamo un attimo a lavorare sulla situa. Leviamo questo dalla picture. Con questo me ce curo io poi dopo con lei. Tauntiamo con lui. Speriamo funzioni. Madre mia. Madre mia. La situazione sta diventando veramente... Sta sfuggendo di mano qua. Allora vabbè, vabbè. Lei si può curare. Si può curare. Nessun problema. Ecco qua. E... 8, 7. Ah, però mi sono levato la guardia con sto giochetto. Mica lo so, mi sa che ho fatto una stronzata. Aia, bello. Lui sbrocca, vabbè.
Va in crisi TikTok, TikTok. Ai ai ai. Oh, mazza, loro due sono risentiti. Non credevo. Dobbiamo eliminare questo coso. 46. Oh, vai, 14. Cominciamo a levargli un tocco. Cura lui. Spero nessuno si risenta di questa cura. 10. Un altro turno è morto, dai. Shuffle un'altra volta. Acci sua comunque. Questo coso è bello pazzo, eh. Bello mad stomo. Godi del veleno. Altro mega grittone. Lo mandiamo in Death Door. E speriamo muoia col veleno. No, in realtà. Sì, no, lo mando in Death Door. Ok. Muori, per favore, muori. Muori. Ok. Non si augura mai la morte, raga. Però in questi casi qua sì, perché questi sono bestie di Satana. Comunque, in tutte queste cose qui ancora non hanno fatto, non hanno messo la possibilità di dire sì, prendi tutto, ma getta la roba che non voglio. Devi prima prenderla e poi dall'inventario andare a selezionare le cose che non vuoi tra le palle. Ed è super sfigazzo questa cosa. No, ma lo sai che c'è però? Che veramente, cioè questa è proprio una zella, non vale niente. 40 resistenza al movimento fino alla prossima cosa. Questo si può anche buttare. Ma butta via pure questo, tanto non vale niente. Andiamo avanti, andiamo in Loganda, ma let's go. Siamo arrivati in Loganda in maniera abbastanza tranquilla, onestamente. Quest'ultimo fight è stato un po' duro. Ma se può fa, se può fa. Eccoci qui, alla Loganda. La degradata è stata superata. Anche questa volta ci avviciniamo alla montagna, signori. Ci avviciniamo allo scontro finale. Bene, bene. Siamo al focolare ardente. Signori, io come al solito vi ringrazio tantissimo se siete arrivati fino a qui. Ci fermiamo. Ci vediamo al prossimo Darkest Friday e vediamo un po' come va questa spedizione. Speriamo bene, la nostra prima spedizione dopo tanto tempo. La prossima settimana ci buttiamo a sistemare le reliquie, le maestrie, i ninnoli, tutto. E vediamo un pochino come riusciamo ad avanzare, sperando di riuscire a levare lo stress a Paracelsus e a migliorare i rapporti con Audrey e Barristan, che purtroppo quelli con Barristan si sono rovinati per via del fatto che Barristan ha sbroccato, ma fa parte del gioco. Quindi, come al solito, se vi piacciono gli RPG, io vi invito a seguire il canale, se vi è piaciuto questo content, seguire questa serie o anche le altre, perché no? E ci vediamo la prossima settimana. Dale tutto, bella pips, e alla prossima. Ciao!